Buongiorno a tutti ragazzi e benvenuti ai vostri video del mese. Prima di cominciare voglio dirvi giusto due paroline per mettere in chiaro con voi alcune cose. Ci tengo veramente tanto a mettere in chiaro questo. Mi arrivano ogni tanto delle email alle quali sinceramente io non so nemmeno se vale la pena rispondere. Ovvero, mi è arrivata una email un paio di giorni fa con scritto "Aiutami". A quel punto ho inviato la solita email di risposta che invio a tutti quelli che mi chiedono una lettura, con i dati, con le informazioni, con le opzioni a disposizione, e a questa mia email è stato risposto: "Voglio una lettura di tarocchi". Ecco ragazzi, non è ovviamente né la prima né l'ultima volta che qualcuno scrive in questo modo, ma vorrei farvi notare, non a tutti voi ovviamente, ma a quelli che hanno la tendenza a scrivere in questo modo, che c'è qualcosa che non va. O meglio, ci sono parecchie cose che non vanno. Mi arrivano a volte, mi arrivano email dove scrivono: "Mi chiamo Laura, nata il 30 gennaio dell'84. Vorrei sapere come andrà a finire con Marco, nato il 25 febbraio del 79". Punto. Allora, io a questo punto, sento veramente la necessità di chiarire un paio di cose. Punto primo, un minimo di educazione. Quando si scrive un'email, quando si parla con una persona, chiunque sia questa persona, si scrive ciao, buongiorno, buonasera. E si termina firmando, scrivendo il proprio nome, quindi un aiutami, un voglio una lettura. Diciamo che non è esattamente l'approccio migliore, soprattutto se vi state approcciando ad un professionista, di qualunque tipo sia. A questo punto mi viene in mente che forse quando voi scrivete a un tarologo o a un cartomante pensate che non sia un professionista. Beh, ecco, in alcuni casi magari avete anche ragione perché il mondo è pieno di ciarlatani, però ci sono anche tanti di noi che non voglio dire sono laureati, perché mi sembra stupido star qui a dire che io ho una laurea e due master e parlo tre lingue, non è questo lo scopo del video. Ma ciò che voglio dire è che al di là del titolo di studio, al di là di chiunque ci sia dall'altra parte, si tratta pur sempre di persone, di esseri umani, in quanto tali vanno rispettati. Quindi se voi non siete in grado di rispettare un altro essere umano, probabilmente significa che non avete nemmeno tanto rispetto per voi stessi, e in questo caso vi invito a lavorare su questo, perché vi fa male prima di tutto a voi e poi a tutti quelli che vi circondano. Altra cosa, cosa vi fa credere che io sia qui a disposizione di chiunque voglia una lettura gratuita? Perché mi sembra ovvio che nel momento in cui mi scrivete i vostri dati, nome e cognome, non scrivete tra l'altro nemmeno grazie, ciao e buongiorno, mi state chiedendo una lettura gratuita. Ecco, cosa vi fa pensare che io stia qui a fare letture gratuite? O meglio, per quale motivo dovrei farlo? C'è sicuramente gente che lo fa, ci sono tantissime persone in questo settore che lo fanno, ma non capite che lo fanno perché poi vogliono vendervi qualcos'altro dopo? No. Inoltre, le mie letture non sono nemmeno economiche, io non faccio letture a 10-20 euro, assolutamente, i miei clienti lo sanno. Le mie letture sono care, sì, sono care, probabilmente io sono una delle persone più pagate in questo settore perché so quello che faccio, perché do valore al mio lavoro e perché volendo, anziché far questo, potrei starmene in giro a fare la biologa. Altra cosa, ragazzi, e lo dico per voi, non per me, perché in fondo a me non costa nulla rispondere a un'email o non rispondere affatto. Ma non elemosinate, cioè nel momento in cui chiedete una lettura gratuita o chiedete una lettura conoscitiva, perché adesso si usa così, le letture gratuite si chiamano conoscitive. Ecco, se volete conoscermi, io mi faccio pagare, mi dispiace. Tutto quello che di gratuito io vi offro è su questo canale, lo trovate gratuitamente online ogni mese e spero che vi faccia piacere, perché oltre a servirmi per fare marketing, serve anche per dare materiale gratuito a chi ne ha bisogno. Ma ecco, nel momento in cui rispondo che non faccio letture gratuite, perché insistete? Perché pregate? Non vi rendete conto che siete voi che state creando la realtà che vi circonda e che se fate le vittime, se vivete in questo modo, se vivete emanando vibrazioni e frequenze di vittimismo, di povertà, non farete altro nella vita che attrarre eventi che vi porteranno sempre ad essere delle vittime, sempre ad essere in una condizione di povertà. Quello che io faccio, il mio lavoro principale, la mia principale professione è il life coaching, ovvero io insegno alle persone a prendersi la responsabilità delle proprie vite, qualunque cosa accada nella vostra vita. Se non accade per una questione karmica, sta accadendo perché voi la state creando. Nel momento in cui voi state creando la vostra realtà, che sia una cosa karmica o meno, voi avete il potere per cambiare quella realtà ed è quello che io insegno alle persone ed è per questo che io mi faccio pagare e mi faccio pagare anche bene ed è per questo che una sessione con me costa e costa
costa tanto, perché io aiuto le persone a migliorare la propria vita. Non sto qui a dire che cosa succederà fra un mese, fra un anno, fra 10 anni. Io sto qui per migliorarvi la vostra vita e per darvi degli strumenti che siano realmente utili. Quindi, se non credete di avere questo potere di migliorare la vostra vita, se preferite fare le vittime di problematiche di qualunque tipo, allora vi dico non guardate questo canale, perché se non credete a quello che dico, non ha senso guardare questo canale. Quindi ragazzi, per favore, fatelo per voi, non per me, a me non cambia nulla, fatelo per voi, prendete la vostra vita nelle vostre mani, smettetela di fare i vittimisti, smettetela di elemosinare, perché così come elemosinate una lettura, elemosinerete anche l'affetto e l'amore dalle persone che vi circondano, e non è questo il modo in cui lo avrete. Dunque ragazzi, ci tenevo a fare questa introduzione per spiegare come mai da questo momento in poi smetterò ed eviterò di rispondere a determinate email, perlomeno a quelle dove manca un ciao. Credo che questo sia il minimo, perlomeno mi aspetto la buona educazione. Per il resto io vi saluto, auguro a tutti una splendida giornata e vi lascio alle vostre letture del mese. Buongiorno a tutti ragazzi e benvenuti a questa lettura generica per il segno del toro. È una lettura per single, valida per la seconda parte del mese di settembre. Se non risuona con tutti voi, essendo una lettura generica, potete andare a guardare quelle del vostro ascendente o della vostra luna. Se invece volete una lettura privata o volete informazioni su analisi karmica, life coaching o i corsi per imparare a leggere i tarocchi, inviatemi un'email a vocidagliangeli@gmail.com. Allora, andiamo adesso a guardare l'energia della persona alla quale voi siete interessati o magari che è interessata a voi e vediamo un po' come sarà nella seconda parte del mese. Se non avete in mente nessuno, potrebbe trattarsi di qualcuno che magari incontrerete durante queste 2 settimane. In generale abbiamo un asso di coppe rovesciato, ovvero un sentimento non espresso. In realtà è un sentimento non espresso probabilmente perché è un sentimento poco chiaro, perché non è un sentimento deciso. Questa persona non è in grado in questo momento di provare qualcosa di puro e pulito, è veramente aperto, oppure semplicemente non si sente pronto ai sentimenti. Magari questa persona non si sente pronta ai sentimenti ed ecco perché piuttosto si trova in una fase di attesa, si trova in una fase nella quale preferisce non muoversi, non agire, non fare nulla, ma magari riprendersi anche da una brutta esperienza passata, riprendersi da qualcosa che è terminato recentemente o qualcosa del passato che non è andato esattamente bene. Perché sembra qualcuno che dopo aver fatto una determinata esperienza adesso ha difficoltà ad amare e a lasciarsi andare. Cosa teme questa persona è un 4 di denari rovesciato, cosa spera è un 3 di coppe rovesciato. Quindi questa persona in realtà ha paura di aprirsi, ha proprio paura di aprirsi, ha paura di lasciare andare questa chiusura all'altezza del chakra del cuore. Ha paura di lasciar circolare l'energia in questa zona del suo corpo energetico e quindi ricominciare a provare emozioni e sentimenti per qualcuno. È perché percepisce che un aprirsi al mondo sarebbe un po' come fare un salto nel vuoto, sarebbe come correre un rischio e quindi rischiare anche di farsi del male. Ciò che spera in realtà è di poter continuare a prendere le cose con una certa superficialità e magari guardare l'altro sesso da lontano, o lo stesso sesso, dipende ovviamente da voi. Però ecco, si tratta comunque di rimanere ad una certa distanza emotiva dalle persone, magari anche divertendosi, magari anche conoscendo persone nuove, facendo esperienze di tipo sessuale, però non esperienze intime realmente a livello emotivo. Quindi ecco, cosa nasconde un cavaliere di denari e cosa fa il 4 di coppe. In realtà questa è una persona che vuole la relazione seria, è una persona che vuole trovare il suo equilibrio e iniziare un percorso con qualcuno che possa durare a lungo, che possa andare avanti, qualcosa che possa poi portare magari anche a costruire una famiglia o se non una famiglia comunque una relazione stabile. Però al momento
Non è ancora pronta questa persona per fare un passo così decisivo, e quindi è come se questo desiderio di stabilità e di concretezza rimanesse un po' nascosto. Tutto ciò che invece questa persona fa è offrire poco. Ovvero, magari, come dicevo prima, potrebbe trattarsi di qualcuno che si approccia a uomini o donne solo in una maniera molto superficiale, senza poi approfondire la conoscenza, da un punto di vista affettivo. Cosa dicono gli angeli? Abbiamo l'Arcangelo Michele. L'Arcangelo Michele vi mette in guardia sul fatto che questa situazione non è esattamente quello di cui voi avete bisogno e vi consiglia di lasciare andare ogni attaccamento a ottenere un risultato con questa persona in particolare che noi stiamo osservando. Piuttosto, semmai, l'Arcangelo Michele vi consiglia di ampliare i vostri orizzonti e di aspirare a qualcosa di meglio, perché per carità, magari questa persona sarà anche qualcuno che in un futuro e prima o poi sarà in grado di far felice qualcuno, ma non lo è in questo momento. Quindi sembra che non sia quello di cui voi realmente avete bisogno, non è quello che voi meritate adesso. E per qualche motivo qualcuno di voi potrebbe avere in questo momento la tendenza ad aspettarsi qualcosa, e soprattutto ad aspettarsi un risultato, come se aveste voi già impegnato, molta energia in questo e quindi magari vi aspettate un certo risultato. Il consiglio invece è proprio quello di non aspettarvi questo risultato, di non rimanere attaccati a questo risultato, ma di pensare invece o a cambiare approccio, oppure addirittura a aspettarvi dall'universo in generale qualcosa di più e qualcosa di meglio. Ad ogni modo, se volete saperne di più sul vostro caso specifico e quindi volete una lettura privata, inviatemi un'email a vocidagliangeli@gmail.com. Altrimenti ci vediamo alla prossima.